chi ci sta guardando in questo momento vede già che abbiamo un collegamento. Lo diciamo a chi invece non ci vede ma ci ascolta solo. In questo momento chi abbiamo collegato con noi, caro mio Lorenzo Masieri? Tamara Maleo di Teatro Maniera. No. Cosa ho detto? Fabio, Tamara Maleo, hai detto giusto? Sì, Tamara Maleo, giusto. Teatro, ho detto. Giusto. Vedi, dice anche lei che è giusto. Allora, no, tu Tamara devi sapere che Lorenzo è un giovane di oggi e come tutti i giovani di oggi è insicuro, ha le sue insicurezze. No, non sono insicuro. E allora dobbiamo un attimino. No, Tamara, perdonami, ma sono molto miope, il problema è questo. E gli schermi sono a 3 metri da qua e Fabio mi fa sempre qualche scherzetto, diciamo così. Sì. Dicendo di introdurre qualcuno, non vedo niente. Da lontano anch'io faccio un po' fatica, quindi ti capisco. E allora buongiorno Tamara Maleo. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Grazie mille a nome di tutti quelli che ci stanno ascoltando. Poi dopo vado uno a uno a prendere i ringraziamenti. Ma perché? Perché ci siamo collegati con Tamara Maleo? Perché da quest'oggi inizia una proficua collaborazione, una nuova rubrica all'interno di Good Morning Milano, che è quella del teatro. Cioè, siete un branco di ignoranti. La verità è questa, no. E quindi vi mandiamo a teatro, cioè vi facciamo un po' di cultura, perché sennò ogni volta siete sempre lì, no? Ma invece io penso che proprio dal mattino il teatro deve essere una buona abitudine e quindi il mattino mi sembra un momento perfetto per raccontare cosa vi aspetta a teatro e che cosa potete vedere a teatro. E allora che cosa ci aspettiamo questa settimana al nei teatri, nei tantissimi teatri milanesi? Perché diciamo che Milano, esatto, è la capitale. Io Tamara esagio quando dico che siamo praticamente la capitale del teatro, cioè. È vero, siamo la capitale del teatro perché davvero c'è un'offerta che nessun'altra città italiana può vantare e soprattutto è anche un luogo in cui venire per visitare Milano, ma anche per vedere molti spettacoli. Ve ne propongo tre, in tre teatri, in tre diverse zone di Milano, così proprio viaggiamo per tutta Milano. Iniziamo da Campo Teatrale, che si trova in via Cambiasi 10, zona Lambrate, molto vicino alla stazione di Lambrate, quindi facilmente raggiungibile, e fino a domenica 15 è in scena una compagnia molto giovane che si chiama Usine Baug, con Ilva Football Club, quindi è una compagnia che ha deciso di raccontare la storia dell'Ilva e dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, ma attraverso un altro punto di vista, e cioè attraverso la storia della squadra composta da lavoratori dell'Ilva che per una serie fortuita di casi ha superato molte fasi della Coppa Italia scontrandosi addirittura con l'Inter. Pensa e partendo da questo episodio la compagnia racconta cosa accade agli abitanti dell'Ilva, qual è il rapporto tra l'Ilva e i suoi abitanti dal punto di vista lavorativo, quindi in quella forma, diciamo così, di vita e morte, e lo fa in una maniera davvero molto profonda, senza toccare la parte patetica, ma entrando davvero in profondità, in una narrazione molto viva e secondo me da condividere, perché l'Ilva non riguarda soltanto chi abita Taranto, ma riguarda tutti noi, in qualche modo. Hai capito? Quindi non c'è solo la favola del Leicester, come dice sempre, Leicester, come Carlo si chiama, ma anche dell'Ilva Football Club, vedi? Ecco, qua ecco. In questo caso, questo episodio si riporta agli anni 70, ma poi c'è uno, diciamo così, un escursus storico che arriva ai giorni nostri. Volevo soltanto dire che la regia e la drammaturgia appunto è di Usine Baug e Fratelli Maniglio, con Manfredi Messana, Andrea Perotti, Ermanno Pingitore, Stefano Rocco e Claudia Russo. Quindi questo vi ricordiamo zona Lambrate, dicevi, giusto? Zona Lambrate, Campo Teatrale, fino a domenica 15. Invece adesso ci spostiamo in un'altra zona di Milano, zona Abbiate Grasso, quindi fermata metropolitana verde. Abbiate Piazza Grasso, Città, appunto. C'era un film che diceva così, Piazza Città, piazza Abbiate Grasso. C'è Pacta dei Teatri che ospita e produce una nuova compagnia insieme a una collaborazione con Campo Teatrale Codifondo, che è la compagnia Caterpillar, una compagnia che io seguo da un po' di anni, da quando sono tutti ex allieve e allievi dell'Accademia dei Filodrammatici. Sai cosa fanno l'Accademia Caterpillar? Compagnia Caterpillar. Tamara, qual è la peculiarità dell'Accademia Caterpillar? Tamara, fermalo per favore, fermalo. No, che quando arrivano loro spaccano. Ma davvero spaccano, vedi? Non hai torto, vedi? Perché spaccano e portano il loro ultimissimo lavoro che si chiama Imprinted, quello che non ti dicono,
dal 18 al 22 ottobre a Pacta dei Teatri, quindi fermata metropolitana Abbiategrasso, tutti i giorni alle 20.45, quindi un orario accessibilissimo, a parte il giovedì che sarà alle 19, ancora più accessibile perché si può tornare tranquillamente con la metropolitana. La regia è di Valentina Sicchetti con Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Ilaria Longo e Eugenio Fea. Si racconta la storia di una scrittrice che, diciamo così, per una serie di situazioni entra in una redazione come giornalista e ci si chiede quanto è disposta a scendere a compromessi per raggiungere il proprio sogno, quello di veder pubblicato un libro, all'interno di un sistema che è quello della comunicazione e all'interno di un sistema dove la donna, insomma, è sempre, deve combattere contro dei principi e contro delle idee legate a un dominio del patriarcato che sicuramente va contrastato e si cominciano a vedere i frutti, ma insomma diciamo che bisogna lavorarci ancora molto. Allora, ci spostiamo ancora. Sì, dove andiamo adesso? Arriviamo al centro di Milano, in zona Porta Romana. Porta Romana. È una zona anche questa ricca di teatri. Porta Romana, dove c'è un luogo più che... diciamo così, un evento in particolare, ma c'è un luogo che si chiama Apre Q ed è un luogo che si trova in via privata della Braida ed è un luogo che accoglie, diciamo così, l'arte nelle sue varie forme. È un luogo aperto dalle 18, dove si può mangiare, dove si può bere, ma dove si propone dell'arte in un luogo non prettamente teatrale. Ci sono concerti jazz, c'è una stagione di stand-up comedy che, come tu sai, è un po' la Masieri, moda del momento. Lorenzo, è il posto ideale per te. Si mangia, si ride e si sente il jazz. Cioè, no, meglio di così? Cosa vuoi? Te lo consiglio, Lorenzo. No, no, perché se non si mangia, ti spiego, cioè, no, dei due a vederci sembro io quello che non si muove se c'è del cibo, ma in realtà il buon Lorenzo non si muove dal divano se non c'è del cibo. No, perché va. A me fa piacere. Ma è perché è la convivialità che dà il cibo. Esatto, io sono d'accordo con lui. Grazie. E in questo luogo, appunto, domani per esempio c'è la stagione di stand-up comedy gestita da Francesca Puglisi, che ci porta comici, comiche e comici, racconta appunto la comicità attraverso un laboratorio, quindi ognuno può provare anche a vedere che cosa proporre al pubblico. E poi c'è una stagione di teatro, Proscenio, curata da Laura Tassi, dove ci saranno davvero tanti artisti, ma io ve ne segnalo due in particolare che sono, scusatemi che si è impigliata la penna, due in particolare che hanno creato insieme un connubio, che sono Lorenzo, Loris Fabiani e Alice Francesca Redini, che lavorano separatamente come attori, ma in realtà insieme hanno formato la coppia Alice e Loris, che artisticamente propongono una stand-up comedy però un po' particolare, e quindi ve la consiglio all'interno della stagione di Apre Q, ma in realtà loro girano per Milano. Ma poi è interessante, coppie di stand-up comedy non credo venne mai viste, quindi è interessante come formula anche. Questo dove dicevi, Apre Q si chiama? Apre Q è un luogo bellissimo che ti fa portare un po' indietro nel tempo agli anni 30, perché questa è un po' la, diciamo così, la location. Peraltro... Perfetto per te, Masieri, ti ricorda i primi anni della tua vita, ti ricordo, no? Quando appunto un giovane... Ma vecchio dentro, si dice. Qua si dice, c'è la gag condivisa che sono vecchio dentro. E ma, non condivisa con me, infatti, condivisa con tutta la creazione di Milano News. Condivisa anche a me stesso. A te stesso. Peraltro, da Precu... Scusami se ti rubo un attimo, vai. Ci sono anche molti incontri di presentazione di libri in collaborazione con la Scatola Lilla, che è una libreria gestita da Cristina Di Cagno, che è proprio accanto. Quindi avete anche la possibilità di poter accedere, diciamo così, alla presentazione di libri bellissimi, perché sono incontri molto preziosi. Chiarissimo. Allora, se lo dico a chi ci sta ascoltando, se anche voi vi siete innamorati della bellissima voce di Tamara Malleo, come noi abbiamo fatto da anni ormai, da quando io e Tamara ci conosciamo da lunga data, devo dire. Sì, da quasi 20 anni. Quasi 20 anni sono già, mamma mia, non avevo fatto i conti perché la barba bianca già mi diceva che era tanto tempo, la mia barba bianca, e quindi non volevo fare i conti. Ma se volete sapere di più su Tamara e sul teatro, se volete vedere quanto è brava e sentire quanto sa parlare bene di teatro, tu Tamara, diciamo, hai anche un'altra hai una tua trasmissione, no? Che si può seguire, giusto? Dai, dacci due coordinate. Grazie. Ho la trasmissione il venerdì su Milanao, il canale 191 del digitale terrestre, e replica il lunedì su Antenna 3, quindi canale 11 alle 23.30.
quindi insomma, avete, insomma, la raccontiamo tante altre cose perché ho un'ora e mezza, quindi, e passa, insomma, veramente passano cose. Tutti, cioè chi è che, chi, quelli giusti che fanno il teatro a Milano di lì ci passano, perché Tamara non li fa scappare, cioè, anche io passo di lì, no, per sono veramente perché li seguo e quindi poi sono là che cerco di incontrarli. Brava. Comunque Tamara, se ti serve un collaboratore che apra e chiude le porte, il buon Masieri abita nella via di fronte alla sede di Telombardia, quindi se volete allora lo invito per un caffè, che no, ma ti può, fare da, ti può fare da usciere e posteggiare le macchine negli ospiti, certo. Se vuoi, cioè, te lo do. No, tanto la sera non va in conflitto con la nostra trasmissione, quindi va benissimo. Dai, allora, grazie mille Tamara, grazie mille di tutte le indicazioni, grazie, che ci hai dato. Ci hai dato soprattutto la conferma di una cosa, che davvero Milano è la capitale del teatro. Milano c'è tantissimo da vedere e da ascoltare e da imparare anche, mi viene da dire, no? E facciamo diventare il teatro un'abitudine, come andare al cinema, come andare a cena, come insomma fare tante altre cose. Il teatro deve diventare un'abitudine. Ecco. Grazie mille, ecco, grazie a Fabio e Lorenzo e agli le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie mille. Grazie, grazie mille Tamara. Molte abitudini sono anche, ad esempio, alcune gente c'ha abitudine di andare in palestra, queste malsane abitudini, cioè molto meglio andare a teatro, cioè, ma volete fare, non vi fa male, sì, siete seduti, vi fa benissimo alla mente, quando fa caldo vi mettete la magliettina che c'è l'aria condizionata, quando fa freddo c'è il riscaldamento e vi coprite, cioè, quindi state benissimo, state. Ma, cioè, quello sicuramente. Invece vai in palestra dove sudi, Fabio, ti fai male. La tua crociata personale contro chi va in palestra, sì. Posso dire, può reggere fino a una certa, perché comunque fa anche bene. Pensa di mettere la stessa stanza a me e Michelle Obama. Sai che lei è super fan di queste cose. Ho pensato a mille persone prima di Michelle Obama. No, pensavo a lei come che, stereotipo che di chi va in palestra. No, sai che lei c'ha tutta la sua campagna, sì, sulla cosa. Hai parlato di Porta Romana, no? Mi sembra giusto, sì, Tamara? Sì. E allora, andiamo. Andiamo allora a Porta Romana con il grande signor G, che tra parentesi di teatro ne ha fatto e come. Esatto. Grazie mille Tamara, ci vediamo settimana prossima. Grazie. Ciao ciao. Ah.